fellow Tarnished. Spero di non aver fatto gaffe, che il microfono stia registrando sia quello corretto, che nulla sia crashato, che la rec stia andando fluida e che io sia in facecam, perché ho dormito male. Ma non sono stanco, intendo dire che sono una volta tanto quando capita nella vita è così bello, no? Per eccitazione, non vedevo l'ora di mettermi qui, infatti sono già alla mattina, si fa per dire successiva, e sono qua fiondato, ho organizzato tutto affinché potessi registrare prima di ogni altra cosa e... Perché? Perché siamo con la nuova build di Mira, che io ho giocato alle 5 del mattino, ora sono... carico, inondato dei raggi dorati della generosità dell'albero madre che ci offre queste opportunità. Welcome back, io sono Michele. Conosciuto anche come Mike of the Desert sul web. E abbiamo completato Manto Rosso. Non sono riuscito ad aprire con tutta la buona volontà questa porta. È strano, perché comunque uno potrebbe poi poter tranquillamente uscire e tornare nell'open world. Mi sembra strano non essere riuscito ad aprirla, onestamente. Non dico che non sia impossibile, non si possa, però mi sono sentito comunque in colpa di non averlo fatto. Come se qualcosa mancasse. Questo praticamente è un gigantesco dungeon, non un legacy, chiaramente. E quel che ho, diciamo, pensato nel riposo è stato comunque che, al di là di tutto, progenie leonina tradotta come creatura aberrante più, diciamo, crogiolo è un po' il peschiamo dal mazzo, eh? Nel senso che, lato positivo, figata di design il fatto che puoi arrivare qua tramite un portale e che quando ci torni il gameplay ti offre una sfida nuova. Una nuova sorpresa, così che si integri proprio all'interno dell'esperienza il fatto che tu puoi fare fine e poi inizio con fine nuova. Cioè, questa cosa è bella, cazzarola, bellissima. Specialmente, di nuovo, ripeto, in un open world. Wow! Un po' meno quello che si trova oltre. Allora, a livello di gameplay, sono una bella combo, perché hanno dei comportamenti diversissimi, no? La creatura salta, scatta, il cavaliere cammina e, insomma, ha una sorta di sacralità heavy, no? Armor. Però non è una coppia che scoppia, diciamo che la trovo veramente disomogenea a livello di esposizione, no? Ripeto, fosse stato imprigionato il, diciamo, chimerico mostro e magari liberato il cavaliere del crogiolo che magari arriva tramite un portale o insomma, qualunque scusa, il cavaliere del crogiolo avrebbe potuto interagire con noi perché stava combattendo contro la progenie, cioè in questi casi basta poco, ma effettivamente all'interno di una roba talmente gargantuesca ci si può andare soft. Però, ragazzi, io non. È arrivato il momento. La palude ci aspetta, lago dorato. Devo trovarlo. Caro il nostro. Cercando di trovare il giusto aggettivo. Come potremmo descrivere quel guerriero? Ci ha lasciato dicendoci che si sarebbe allontanato da Manto Rosso. Qual è la sua storia? Dove lo rivedremo? Devo di nuovo aprire il diario mentale, ossia riguardarmi un secondo l'episodio, perché per queste cose lo voglio, accetto di farlo. Non voglio andarmi a rivedere troppo gli ambienti, non voglio fare un enorme studio del passato, perché voglio che la blind sia spontanea anche in questo e faccia capire anche giocando con attenzione o comunque con un ritmo sostenuto in una vita quanto può magari sfuggire all'interno dei tanti pensieri di quello che può accadere in un'esperienza. Però viceversa,
dialoghi di personaggi in momenti molto emozionanti che poi magari si perdono, li voglio inserire in una sorta di permesso speciale da parte mia, non con interazioni altrui, ma con me stesso, per essere riascoltati. Voglio vedere che cosa mi diceva il nostro caro annunciatore, che chiaramente si è preposto a farlo, ma è ben altro. Abbiamo davvero completato i campanili. Io sono qui con la nostra nuova build, che mi piace un botto, ragazzi. Abbiamo due armi uniche che hanno la possibilità di fare attacchi speciali e un R2 originale per una spada che è la sola descrizione. Basta a vendersi, no? A venderla. Spada meteoritica, così forte che sembra che ti picchi un meteorite, cioè. Allora, non ho minimamente dubbio di dove questo ci porterà. Il precipizio dell'attesa, stavolta, è un'intuizione corretta, ok? Siamo d'accordo? Guardate, Manus Celes, siamo stati ovunque. Come sta andando questa run? Come sta proseguendo? Non lo so, ma sono soddisfatto. Contentissimo di stare qua a giocare. Let's go! Sì! Vorrei non finisse mai. Questa esperienza è qualcosa che andrà discussa parecchio, ragazzi. Ah, qui è. Dove si cade? Ecco cosa che ci sono farfalle nascenti. Il prompt di raccogli che appariva. Chiesa di Irith, dove stava Tops? E questa è Stormveil. Piagata da Malaket. Sono molto, molto, molto curioso. Da una parte di quello che proverò tornando qui. Dall'altra, se senza allenamento, con quello che abbiamo vissuto fino ad ora, io possa riuscire a perriare l'erede innestato. Siamo davvero tornati in questo prologo. Ci saranno effetti alla Asylum Demon? Ci sarà qualcuno da aspettarci nella cappella? O no? In teoria gli faremo molto, molto, molto male. Però è anche vero che lui era tanto resistente. Considerando che ci servivano circa 30 frecce, immagino che abbia circa 3000 HP. Ok, possiamo resistere ai colpi, quindi possiamo testare i per. Finalmente. Adoro. Sei vicino al castello, eh? È più veloce degli starting frame. Questo non mi sembrava un brutto parry, ma forse ero troppo lontano. Come urla, come soffre, guardate come soffre. Brutto. Ok. Ma gli aveva fatto più male di quanto pensassi, o sbaglio? Scusate, ho provato a non schivare coscientemente perché mi sono chiesto se fossero parryabili i colpi in combo verticali. Questo non era male, ma il fatto che ha talmente tante armi che quella parryabile a volte è inaspettata, magari è la seconda, o dipende dalla posizione del personaggio. Non è una creatura che puoi istintivamente parryare, devi impararla.
Vedete come a volte reagisci in maniera impulsiva a un movimento che in realtà è un'elevazione o... Vedete, questo era un Perry da vicino, secondo me. Comunque è molto bello da vedere. È una delle creature... Oh, oh! È una delle creature più belle da vedere in assoluto in Elden Ring, questa. Ma ovviamente come tornare a sconfiggere l'Asylum è molto fragile rispetto al nostro potenziale. Ok. Forse dovremmo pensare di fare una cosa alla Ginichiro. Non cercare di perriare avvicinandoci a lui, ma fissare degli attacchi e infine... Per esempio questo, se questo è perriabile, fatta. Sembra molto forte come affondo, ma potrebbe essere perriabile. Se lo è, abbiamo vinto praticamente. Ho provato a ritardare un colpo al fare il classico senza scudo. Cioè, in teoria uno dovrebbe fare parata e poi parry, no? Invece ho provato... Non ho più la cura. Cioè, no, non ho la cura. Beh, non che morire sia peccato qua, eh. Ok. È interessante questa creatura. Mi... Credo che confonda tutti, ma confonde molto il mio istinto. Non avendo uno scudo pesante da utilizzare... O meglio, non avendo equipaggiato uno scudo pesante da equipaggiare per fare il test di parata e poi parry, non so come potrebbe andare, ma... Mi dispiace ucciderlo, perché sarebbe bello averne uno sempre pronto. Averne uno sempre pronto. Non so se ucciderlo, ragazzi. No, mi permetto. Mi permetto. Voglio fare un test. Non ci succede niente. Kill me. Voglio... Dai, dai, uccidimi, uccidimi, uccidimi. Uccidimi. Il fatto è che se fosse un nemico normale, vi prometto, col mio carattere, vi assicuro, vi giuro, non avrei avuto problemi a ucciderlo e dire, ok ragazzi, poi magari facciamo qualche test. Invece, sapendo che è così preziosamente isolato, e che, per fortuna, e purtroppo, a Gran Tempesta non torna, quello che stava nella sala, mi risulta difficile accettare l'idea di non aver appreso nulla, perché questo scontro mi ha solo confermato la caoticità, quando chiaramente esiste qualcosa e io potrei provare. Ah, ma giustamente potrei provare con uno scudo abbastanza solido come questo a vedere se la parata più lenta, dopo aver difeso un colpo... Perché esiste anche questa strategia, no? Il classico parata, parry. Che cambia in base anche all'avversario o al tipo di comportamento che è bello avere, no? Vedete questo, vediamo un po'. È molto veloce, però. Cioè, lui fa degli attacchi talmente ampi... Che forse non funziona. Ah. È bello camminargli incontro, che sembra quasi intimorito. Con questo attacco funziona molto bene. Ah, non ecco perché abbiamo fatto così male. Perché il riposto non è che è resistente, è solo che... È solo che è il doppio hit. Mamma mia, con uno scudo. Mm-hmm. Questo era un parry se non mi avesse colpito. Dietro lo scudo sei andato con questa rotazione. Belle armi. Il test funziona, nel senso che ho molto da imparare di questa creatura. Però con quella combo
Parata e parry funziona. Non so quanti di voi magari non sono consapevoli dei Souls in generale, in caso avete scoperto qualcosa, esiste questa strategia con i nemici normali e in PvP è estremamente efficace. Allora, perché tendono ad avere combo molto semplici a livello di ritmo, quando non ti colpiscono. Avevamo ottenuto quest'arma nell'episodio 1. È stupendo essere tornati a recuperarla. Spada dritta e sottile, ispirata a un antico cerimoniale. Che veniva eseguito dove? Qui o a Castle Stormveil? Gli spadaccini più abili ne impugnano una per mano. Dopo la caduta, i discendenti della stirpe aurea cercarono scopo e potere nel passato. Poi abbiamo questo scudo a torre che sono estremamente curioso di approfondire. Finalmente con un po' di gameplay alle spalle. 60 di stabilità di partenza. Peso 12. 67. Peso 16. 75, peso 24. Scudo d'oro opaco con lo stemma di una bestia. È più leggero della maggior parte degli scudi e di conseguenza più maneggevole. La bestia raffigurata è Serosh, anziano consigliere alla guida della stirpe aurea, e che probabilmente adesso è accanto a Oharalu. Ok, ora siamo blind. Perché si fa per dire, nel senso, ora mi aspetto qualcosa. A meno che. No, sapete che forse no? Sapete che forse no? Ricordandoci il comportamento avuto dalle scorse. Cavolo. Certo che a vederlo così è super evidente. Diciamo che i comportamenti degli scorsi teletrasporti, dei portali. Delle campane, chiamiamole così, ci suggeriscono in realtà che non troveremo nulla, perché abbiamo già avuto il premio. E se ci torni col boss già ucciso, non c'è nulla? Potrebbe, eh? Lì c'è stato il montacarichi, la grande sfida. Nel trovarlo, che bella puntata. La 23, giusto? Siamo qui. Torrent non si può usare. Questo è soltanto un gigantesco. Piedistallo, a rappresentanza dell'Ordine Aureo. Io mi aspetto nel mio cuore un invasore, onestamente. Ah, ma non può esserci un invasore perché abbiamo scoperto anche attraverso il bug. Io lo chiamerò sempre bug perché è troppo ingiusta come idea. Cioè, far sì che un invasore di trama per una quest segua le regole dell'online del gioco è fuori di testa, secondo me. È sciocco, è profondamente sciocco a livello di codice. Vike si chiamava, giusto? A questo punto non può esserci un invasore. Mamma mia, ragazzi, questo moveset unico. Sono troppo contento di questa build. Spero che la varietà ottenuta fino ad ora vi stia intrigando. Vi abbia soddisfatto. Ah, si è aperta la porta! Ecco la sorpresa. Ok, let's go. Ottimo. Salendo qua le scale mi stava venendo in mente che c'era una porta chiusa. E questa. Ovviamente a rivederla è chiaramente una maiden. Quella che sarebbe stata la nostra. E che è stata uccisa. Noi siamo maidenless. A causa di qualcuno. Noi siamo maidenless. A causa di qualcuno. Non mi aspetto assolutamente qualcuno di importante. Mi aspetto qualcuno come Godric, che ha mandato qua un assassino, o lo stesso erede innestato, a impedire
che un Tarnished minacciasse il suo potere e la sua grande rune. Ok, ora ho brividini perché siamo. Ah no, che. Ah sì, c'è ancora Ciccio. Re Falco Tempesta. Un oggetto chiave? Uno spirito oggetto chiave? Cinere di un falco che ignora i richiami. Venerato come un sovrano dai suoi simili ai tempi in cui i venti di Gran Tempesta ruggivano incontrastati. Questo antico monarca è tuttavia molto altero e rifiuta di rispondere a qualsiasi evocazione. Cioè, pensate al colpo di scena. Il monarca è uno spirito. Interessante questa. Molto interessante questa circostanza di Falchi Tempesta. Usale per evocare lo spirito del falco tempesta Dan, spirito di un falco feroce che rese un fedele servizio al vecchio re di Gran Tempesta nei tempi passati, quando la vera tempesta infuriò. Il suo richiamo spinge i compagni in battaglia, i venti burrascosi che lo circondano, riducono in brandelli i nemici. 47. Ho avuto un brivido perché ho pensato che potrebbe essere anche un buff e onestamente la descrizione mi ha emozionato. È proprio figa, è proprio bella. Tendo a immaginare che sia finita. E anzi, mi aspettavo di trovare meno. Quindi sono contentissimo. Ora, mio malgrado, nostro malgrado, dovremo perdere qualche secondo nel fare i cretini. Perché? Perché non si sa mai. E quindi sapete che cosa stiamo per fare, vero? Guardate che bello che avere consapevolezza. Consapevolezza di quello che ci circonda. Chelona Manus Celas, Rei Alucaria. Pensate cosa sarà fare video live contenuti da veterano in cui si comincerà a parlare del mondo mentre lo si esplora usando nomi propri, esplorazione concreta nella sua precisione e racconto, cioè wow. E tu sei Marika. Marika. La distruttrice dell'Elden Ring. Colei la quale ha rimosso la grazia dai guerrieri dorati. E che è sempre in cerca di un compagno, scomparsa nel nulla. Scomparsa nel nulla. Non riesco a immaginarti come boss finale perché tu ci desideri. Potresti diventare boss finale qualora cercassimo di tradirti. Ci possono essere boss finali multipli in base alla scelta, sarebbe fighissimo, fighissimo. Immortale, forse invincibile. Come venivi chiamata in tempi antichi? Non ricordo. Lo dirà l'introduzione. Pronti? Tocca ragazzi, mi spiace. Il vantaggio di non avere una grande runa attiva. Non succederà niente, Marte è un facepalm di Melina, ma se non proviamo noi qua in blind. Yep. Yep. Non c'è un. Non c'è. Un punto di grazia alla sconfitta dell'erede innestato. Strano. Mi aspettavo a Parisse. Scusate. In effetti. Ok. Ora andiamo da Kenneth.
Subito, andiamo subito da Kenneth. Immediatamente. Mamma mia, io urlo. Se scopriamo che in questo percorso così folle abbiamo trovato il possibile monarca di Sepolcride, di Gran Tempesta, perché è giusto così. È giusto così, scusate. Godric è un usurpatore. Kenneth è il degno erede, ma ha perso il suo forte. Uno spirito che obbedisce al legittimo re diventerà il vero monarca, come Sarosh. No? Sarosh era la consigliera dei reali Aurei, e ci sta da Dio, ti prego, ho i brividi. Mamma mia, super brividi. Come on! I must begin my search for a true. I must for a true. Quanto ci ho creduto, non avete idea. Me la sono sentita veramente tanto. Quasi quanto quando abbiamo trovato la tenna. Porca vacca. Allora, pronti? È il momento. Io sono carico, carichissimo, anzi. Palude di Ionia, a noi! Memorizza incantesimo. Allora, oh cielo, senza... Noi qua potremmo... Quanto costa la follia qui? Fede 22, fede 33, fede 16. Fede 24. Questo è molto complicato da usare. Abbiamo già Gravitas che fa più o meno la stessa cosa. Diffonde una gelida nebbia davanti all'esecutore, int 21. Beh, in realtà sì, è molto interessante questo da avere. Delle bolle. Oh, fighissimo. 15. Così tanto da provare. Guarda che bello, potrei essere un guerriero. Chissà se questo conta come spada cariana e viene potenziato dal catalizzatore che si specializza in quelle. Vabbè, comunque direi che siamo messi abbastanza bene. Al massimo, al posto di bolle, ci mettiamo a cura. Urgente, e via. Andiamo. Ci siamo. Questo è un momento importante. Questo è un momento di ritorno. Ho scelto di farlo adesso per questo motivo. Qui abbiamo dinanzi un luogo che ci paralizzò. E che per la prima volta, per la prima volta, esploriamo seriamente. Siete pronti? Ah, quindi questa è Sellia. Ok. Vediamo un po' senza fare strategie particolari che succede qua. Ok, la subisci molto male la marcescenza. Però muoiono abbastanza in fretta. Loro c'erano sempre stati? Non mi sembra, non è vero.
Spawnano dopo un certo evento? Può essere? Che bello vedere queste mura. Ti chiedi che posto è? Ora lo sappiamo. Che figata. Questo è un luogo che si può raggiungere immediatamente all'inizio del gioco, quindi sono molto curioso di capire cosa si potrà ottenere, perché potrebbe diventare un percorso simile alle catacombe. Ah, ma è proprio Celia! Ammazza! Ma tu puoi arrivare qua diretto! Questa è proprio... non è una parte irraggiungibile o diversa, una sorta di backdoor. No, no. È proprio la città degli stregoni. Quindi tu qua puoi ottenere la spada curva immediatamente se combatti con una certa furbizia. Mio Dio, che spettacolo! Alla fine loro li puoi gestire con una certa attenzione, eh? Alla fine li conosciamo. Cioè... bellissimo! Questa cosa mi stuzzica da morire la fantasia, ragazzi. Non sto scherzando. Può essere un'arma bellissima. Sì, la spada del cavaliere Liniere ovviamente è un po' rotta, visto che è baffabile. Però forse lo è anche lei, no? È baffabile la nostra amica. Che se lo è... non lo è. Ok, ha perso un po' di punti. Io continuo a pensare alla nostra Mira 4.0. Ah, che bello! Ok, ok, allora. D'accordo. Quindi siamo perfettamente in controllo. Cominciamo a esplorare la palude, ragazzi. Bel colpo di scena questo comunque per me. Non me l'aspettavo. L'equilibrio del povero. Sarebbe da utilizzare il Regen qua. Guarda come si impegna. Lo conosciamo, l'abbiamo distrutto prima lui. No, devi farlo subito. Allora, non... la marcescenza scarlatta... è avvenuta per l'aria intorno a quelle secrezioni, vero? A quel geyser. Non per la terreno, vero? Infatti, ok, ok, ok. Scusate che sono emozionato. Cioè, tornare qua per me ha un significato... ha un significato forte. È l'episodio 79, giusto? Forte. R2, boy. A posto. Addio. Non reggerai due incantesimi, amico mio. A meno che... ok. Io voglio togliervi di mezzo. Forse in realtà non si somma l'effetto e quindi sto facendo una cosa inutile. Vediamo. A meno che la differenza di cast come tempo è esattamente il minutaggio che conta in addizione per far arrivare status.
Non gliene è fregato di meno, sbaglio? Devo rimanere in range. L'effetto si dissolve. Non si accumula? Ah. Ok. Ricordiamoci di fare il perimetro come sempre. Guarda, gli HP non ci servono. Ci servirebbe altro mana. È non casuale il gigantismo che si trova qua. Ok. Questo è il percorso che conduceva... all'agglomerato di stregoni. Che è ancora qui, Spaventosa. La prima volta che lo incroci. Ah, vorrò assolutamente provare Dan. Mi sembra una gran figata. Scusami. Questo non ha nulla da offrire, vero? Io... non mollo nulla. Tutto può essere. Ok. So che siete orgogliosi di me. Questa è stata super smart. Ok, qui non ci siamo mai stati. Questo è un confine, ma non ci siamo mai stati. Ho aumentato vigore, no? Non è possibile. Me ne sbatto. Ah, è finito ora l'effetto, ottimo. Allora, cerchiamo in queste rovine. Hanno un nome? Rovina? Ah, sono loro! Sono loro! Sono loro! Quelle che abbiamo visto da sopra tempo fa. Ok. Pericoloso sto posto. Saggi no more. Un tempo, mi dispiace. Se c'è... questi probabilmente erano saggi per davvero. Un tempo. Spiacevole, vero? Questa si può prendere nel new game in un secondo. 18 int. Estrae un ammasso di rocce dal terreno per poi scagliarlo. Questa stregoneria può essere lanciata in movimento. Tecnica gravitazionale studiata dal giovane Radan. Il suo maestro era un campione di alabastro dalla pelle di pietra. Avevamo già scoperto questo dettaglio, ricollegando parecchie cose. Allora.
Potrebbe non essere finita. Noi abbiamo già visto che c'era un oggettino. Scusami, Torrent, ti ho fatto sprintare contro una parete perché ho visto troppo tardi il. Aspettavo che uscisse uno scrigno qua. Scusate, un granchio. Arrabbiatissimo. Bottiglia di profumo! Cappello da viaggiatore, abito da viaggiatore, da viaggio da profumiere, guanti del viaggiatore e bottiglia di profumo. Ragazzi, ci siamo! Quindi ammazza, ecco, questa è un'altra cosa da early game, volendo, se vuoi, se sei smart. Lo spesso grembiule, tipico dei profumieri, ha lasciato spazio a una variante più semplice, di cuoio leggero. Sodale di chi pratica la guarigione, si dice che vada alla ricerca di nuovi aromi e giardini fioriti, nella speranza di alleviare i mali di progenie, presagi. E chiunque venga ritenuto impuro. Bella questa descrizione unica. Ok. Ale, è finita. Ok. Bello. Interessante. Sarà molto interessante provare i profumi finalmente. Bottiglie di vetro usate dai profumieri per conservare miscele di fragranze, essenziali per la creazione di oggetti profumieri. L'arte profumiera un tempo era custodita gelosamente nella capitale. Ma in seguito al reclutamento dei profumieri durante la disgregazione, iniziò a essere praticata in tutto l'interregno. Bellissimo. Interessante che fosse custodita gelosamente nella capitale. Il fatto è, il dramma è, questo profumiere è morto qui, alla ricerca di un giardino fiorito. Purtroppo. Purtroppo però. Brutta trappola questa. Bastone meteoritico. Sto reagendo così anche perché penso a quanto velocemente si può raggiungere questo posto. Fatemi vedere questo bastone. Cioè, scala S in intelligenza. A 153 di stregoneria base. O meglio, non so se è base, bisogna vedere se 133 anche con 10 int c'è scritto 133. Però. E si trova qua all'inizio? Ma che cos'è l'incremento difesa? Ah, un valore elevato che riduce il consumo di vigore dovuto all'uso della prata. Cioè, praticamente è la stabilità del. Vabbè. Bastone con un'incastonata a una scintipietra viola scuro, si dice sia il frammento di un meteorite. Potenzia notevolmente stregonerie e incantesimi gravitazionali. Non può essere potenziato. Ah! Very smart. Very smart. Fichissimo. Bomba. Ok. Ok, bellissima questa cosa. Da prendere qua. Non è qua l'ago dorato, vero? I saggi e i profumieri potevano avere necessariamente. Cioè, potevano essere tra i pochi in grado di trovare una cura per la marcescenza, ma. Io ci tornerò qua se non lo trovo altrove, eh. Questo mi sembra un posto abbastanza importante. È infatti dove abbiamo trovato l'oggetto. Poi si è costantemente aggrappati da roba qui, quindi. È enorme questa. È enorme. Ok. Niente, non ce la faremo mai. Mimetizzati. E qui è dove.
Non aspettavo altro che ascoltare cosa era da dire. Splendida lama che danza nella marcescenza scarlatta. È in questa direzione. Ma lei non credo. È a Kaelid? No, non è rimasta a Kaelid, no? Però questa è l'oro. Questo, il lago di Eonia, è stato il luogo dello scontro. Per questo è così putrido qui. Per questo c'è questo picco di marcescenza scarlatta. È qui che è successo. Mi sto muovendo male, eh? Qui sto esplorando male, lo so. Devo fare un altro giro poi con cura. Sto correndo troppo. Sto correndo troppo. Potrebbe esserci un dungeon nascosto, eh? Io starei molto attento. Perché secondo me non avremo difficoltà a trovare lago. Basta esplorare decentemente. Cosa che, in un episodio che so deve finire presto, a meno che non faccia una pausa e poi continui, ma la durata sarà comunque ok. Potrei renderlo doppio, visto che questo era di ritorno, foschia velenosa. Cospargi di veleno l'armamento e sprigiona una foschia tossica con un fendente. Conserva il potere del veleno per un periodo. Su tutti gli armamenti da mischia. No, bellissimo. Questa roba è tutta ottenibile di primo respiro, diciamo. Ok. Dai, Field Boss, appari al centro del lago. Non sono stato io, ragazzi. No, ma cosa? È pericolosissima, ma perché mi invade? È aggressiva, cazzo. Come scusa? Ma che cazzo? Ma oh! Allora, lei non ci ha dato nulla di unico, vero? Merda, muoio.
Non sarei voluto morire, ma non mi aspettavo mi facesse questo danno. Noi siamo fortissimi qui, eh. Siamo preparatissimi. E io ho il tic del Perry, per carità. Ma ci sta. Non volevo fare un... Cioè, con questa build non voglio giocare solo per vincere. Non voglio fare il doppio hit in salto che probabilmente le faceva 2000 danni. Torniamo là, ti prego, fa che tornino. È che sono convinto che uno di loro non solo droppi magari quell'arma speciale, ma abbia loro l'ago. Perché Millicent ci ha attaccato? Non ci ha riconosciuto. Beh, non le abbiamo mai detto di volerla aiutare, eh. Dopo. Eccolo. Sa che cosa ce l'ho far mia? Ok, quindi non sono nemici. Cioè, non è che sono spawnati insieme a lei. Che sarebbe stato da capire un secondo livello di storia. No, sono. Ma che bello è. No, che sofferenza vederli così. Piace, ma voi contro di voi devo fare sul serio. Bella la spada, ma vorrei. Ho capito, bella la spada, ripeto. Ma quest'arma qua che avete a quanto? Pensate che figata ad essere il terrore di combattere questo esercito qui a livello 1. Magari con la Reduvia. Vai da Nefarious, la prendi e via. No? Devo stare attento all'orario, ragazzi, ma. Ok, non mi aspettavo una sorpresa così bella qui. Quello è un mini boss, vero? Guardate queste armi. Questo è lo scontro. Questo è il luogo dello scontro tra Rajan e Malenia. Lo è. Lo è. Lo è. E qua abbiamo già fatto il nostro. Sì, esatto. Perfetto. Andiamo. Avete visto come vomitavano marcescenza? È colpa di Malenia, è colpa della loro generale, eh? Questo non è. Questo è un generale di Radan. È bellissimo. Vabbè, facciamo shottare il nostro amico e vediamo come combatte. Ci baffa! Ci baffa! Ci baffa, lo sapevo. Ah, ma è una boss fight. Degli esuli? Sembrava esule, ma è un esule di Radan. È un boss esule, bellissimo. Sembra che non li riconosca mai, ma in realtà li riconosco, solo che. Ah, ma aspetta, fermi, un boss serio. È un boss serio questo. Fermi. No, no, è il gatto, no!
Dio, mi impegno così tanto e... questo non posso, questo non ve lo taglio. Io mi impegno così tanto e vengo preso in giro. E dire che ho fatto... ovviamente ogni volta faccio delle pulizie, dei test, delle semplificazioni delle periferiche. Questo è un problema di Elgato come marca, evidentemente. Eppure è l'unica che c'è, è l'unica che fa cose che funzionano. Questo è una di quelle cose che non puoi fare a livello 1. O ma real a livello 1, intendo dire, insomma, a classe nuova. Sta parlando! Li ha baffati! Che cosa bella e romantica da vedere in questo modo in combat. Attacchi lenti, eh? È lento, è lento, è lento. Ti frega sempre. Tutti i roll devono essere diversi, facciamolo. Ok, pensavo che l'hitbox porn mi avrebbe salvato. Questo è un boss unico, bellissimo, cazzo. Avido. Con la marcia scienza. Ok, il terzo colpo è avido. No! Dovevo allontanarmi. Lo sapevo che ce l'aveva lui. Soffro a non averlo rifatto perfetto. Questo è uno dei miei boss preferiti. È bellissimo come si muove lento e devi cambiare il ritmo dei roll. Qui vorrei tanto la possibilità di avere... fallo ascetici. Ah. Finalmente la vendetta è mia. E fate anche schifo, porca miseria. Gigantesche. Questo è uno dei miei boss preferiti perché questo lo puoi fare a real level 1. È pulitissimo. È di una pulizia unica, porca miseria, lo adoro. Poi è possente. Avete visto due armi più 8? Il sanguinamento ci ha permesso di danneggiarlo in questo modo. Mi manca, già mi manca. Mamma mia, mamma mia. Evocare contro di lui va fatto al massimo se vuoi. Cioè, di gusto mio, solo quando ha le sue evocazioni. 62.000, mi sa che... con quello che ci ha droppato... Millicent. Ma perché c'è Invade? Ora scopriremo se è morto Edgard. Perché se uccidere Millicent qua, ho ucciso Millicent là, ma non credo che l'abbia fatto. Non credo che l'abbia fatto. Ragazzi, è stato un episodio bellissimo per me. Stressante nell'ultima fase. Chissà che cos'ha che non va. Ho un ultimo tentativo da fare per dar lui respiro. Ho un ultimo tentativo da fare. Speriamo bene. Ok. Quindi è una weapon art quella che usano loro, non è l'arma speciale.
Io l'istinto di farmarli ce l'ho. Perché sono qua dietro, fatto apposta. Un po' di zampe d'argento ed è fatta, no? Cenere di guerra che fornisce un armamento alla finalità sacralità e la seguente abilità. Sacro anello di luce. Abilità usata dai comandanti dei cavalieri marcescenti. Convoglia un sacro anello di luce nell'armamento da scagliare come proiettile. È possibile eseguire rapide raffiche consecutive. Mi sa che non basta. Vedete come camminano zoppi? Porca miseria. Cioè, stanchi, feriti. Scusami, non ti prendo sul serio, lo so, è un po' brutto, ma ha un suo perché. Che spettacolo. Il set. Questi sono da farmare tantissimo. Ragazzi, leggeremo la prossima volta e porteremo l'ago da Millicent. Così non avremo fretta nel cuore e tempra è finita. Doppio episodio, no? Alla prossima.